alla tecnologia dei prodotti abbiamo annesso parecchia importanza anche a degli aspetti organizzativi che pure un'azienda non grande deve avere, tipo gestione per progetti di un certo tipo, formazione del proprio personale, dei propri dipendenti. La carta principale è sicuramente quella del progettista che ha l'idea brillante o che comunque riesce a realizzare un prodotto nuovo, però ci sono anche degli aspetti organizzativi e, come si può dire, di concezione importanti nell'azienda, per cui che devono accompagnare questi aspetti tecnologici. Anche le piccole aziende, medio-piccole aziende, oggi non possono trascurare questi aspetti. La sola tecnologia oggi non è sufficiente, se Certo. non si accompagna bene un cliente dall'inizio di un progetto alla fine, non se ne viene fuori. Questo volevo ancora dire. Ingegnere Appendino, alla luce del miglioramento, almeno così dice il mercato, quali sono i vostri obiettivi futuri? Beh, innanzitutto non bisogna illudersi che il 2010 sia un anno splendido. Il Formiletto parlava di 2011, 2012, Sì, quindi chiaramente, senza chiaramente. volerlo dire con questa chiarezza, lo pensava. Il 2010 sarà ancora un anno difficile, abbiamo visto già dal secondo semestre del 2009 dei segnali nel BRIC di ripresa, però secondo il Fondo Monetario Internazionale l'aumento in Europa è previsto dell'1%, dell'Italia in linea dell'1%, dei paesi avanzati 2 qualche cosa, un aumento medio del 4 e qualcosa, 4,3, 4,4, pensando alle aree nuove tipo Cina, India, eccetera, con crescite non vicine ai 2 digit ma leggermente inferiori. Quindi sarà un anno che potrebbe avere anche ancora delle scosse di assestamento, se vogliamo usare un termine diverso da terremoto come è stato a livello diciamo, industriale questa crisi. Quindi sarà un anno in cui è stato molto importante per noi aver slimato, se vogliamo usare questo termine, la nostra struttura e averla resa di una dimensione e di un'organizzazione più consona per un fatturato che non sarà a breve uguale al 2008, al 2007. Non possiamo Scusa, illuderci di interrompo, solo questo. tradurre slimato, rendere più slim, ovvero sia più Più snella, snella, forse. sì, No, ecco. scusatemi, l'abbiamo Però resa un po' più snella, è un no? linguaggio Un linguaggio un È po' un linguaggio che usiamo da nel nostro iniziati, mondo. insomma, via, sì. sì. Scusate questo modo di dire. Quindi un'azienda più flessibile, che è dimensionata come numero di personale, come numero di stabilimenti, come logica, per fare dei volumi un pochettino più bassi. Però è chiaro che noi abbiamo visto che in questo periodo così difficile, e noi che siamo ormai purtroppo un'azienda di una certa dimensione, perché nel nostro settore siamo fra i primi tre al mondo, nel mondo della lamiera, quindi chiaramente un'azienda che quando il mercato crolla può solo far meglio del suo settore, quindi aumentare il suo share, come abbiamo fatto noi in quest'anno difficile, però non puoi creare un mercato in più, finché sei piccola di nicchia, un'invenzione ti aiuta a salvarti, ma quando non lo sei più, sei un player importante, chiaramente non puoi che seguire il mercato, mantenere la quota, migliorarla un pochino ovviamente, no? Questo è il bello ma anche il brutto del grande, dell'essere un player a livello internazionale. Però in questo momento molto difficile abbiamo visto che la bontà dei nostri prodotti, il valore del nostro personale, che si è dimostrato assolutamente responsabile e coeso col management in quest'anno, l'abbiamo superato perché eravamo uniti, perché siamo riusciti a fare questi momenti in cui nessuno del management voleva penalizzare qualcuno del personale o la cassa integrazione ordinaria che abbiamo fatto per esempio a Collegno. Non l'avevamo mai fatta se non 20 anni fa, qualche giorno, ma l'abbiamo sofferta. Adesso, per esempio, l'abbiamo fermata da fine ottobre fino ad aprile, e questo è un buon segnale, un segnale molto importante. Però questo aspetto di coesione di azienda, management molto impegnato e con me, e molto, diciamo, con un grande commitment, come si dice con un altro termine inglese molto usato nel nostro settore, cioè con una grossa affezione all'azienda e volontà di risolvere i problemi. Una linea di prodotto che continua a essere rinnovato ogni anno con qualcosa di nuovo e di interessante e di prima mondiale. Se il mercato riprende un pochino, dovremmo poter poco per volta ricrescere. Dovremmo poter arrivare non più a quelle crescite che abbiamo avuto, per 20 anni abbiamo avuto crescite di 2 digit anche noi, chiaramente non è possibile mantenere quello, ma ritornare a delle crescite ragionevoli, dimensionate per la nostra struttura e quindi di nuovo a poter dare a chi lavora con noi quella tranquillità che è giusto che abbia, noi stessi dovremmo averla, lo stesso dovrebbe averla il mondo, però chiaramente il mondo ha avuto questa crisi in aree in cui sì, si parla di questi paesi nuovi, però non dobbiamo dimenticare che azienda come la nostra, che fa tecnologie avanzate, ha il suo mercato mediamente per più del 70% in Europa, in America. La parte che c'è in mercati nuovi è sempre una parte marginale, quindi importantissima, che noi copriamo molto bene, ma questo può aiutare, ma soltanto una parte. Quindi una concentrazione su tutti i mercati per continuare l'internazionalizzazione.
e sull'innovazione per poter continuare con le carte classiche, quindi mercato e prodotto, necessarie per uno sviluppo industriale, per continuare quello che è una presenza importante, speriamo, in questi anni. Allora Gianluca, come vogliamo concludere questa puntata? Secondo te, tra l'altro, sarà la Cina a far ripartire, diciamo, l'economia mondiale alla fine? Beh, probabilmente il nostro automotive ripartirà anche da lì, non so, magari l'ingegner Appendino, il dottor Mietto non sono d'accordo, però la sensazione mia proprio da popolare, diciamo, è che se loro sono in 1,5 miliardi di persone e hanno 50 milioni di macchine adesso, beh, probabilmente tra 10 anni, non dico che ci saranno 1 miliardo di macchine, ma magari 600 milioni, sì, ci sarà una macchina ogni 2 persone, poi vedremo se riusciremo a respirare con tutto quello smog che uscirà dalle loro tubi di scappamento, ma conto che proprio da questo distretto arriverà magari un nuovo motore ecologico in grado di risolvere i loro e i nostri problemi, sì, sono convinto che si ripartirà. Se mi permette un'affermazione, certo, in supporto a quello che dice la nostra joint venture, partecipata, non al 100% nostra, che abbiamo fondato in Cina, nel 2009 ha fatto un numero di macchine laser simile a quelle prodotte da Prime Industrie. Questa è un'indicazione molto significativa. Cioè, noi ovviamente siamo presenti in questo mercato, ma lì è una partecipazione di una società, certo, vendendo dei componenti. Ma è meglio essere presente così che non esserci. Sicuramente. Per cui anche questi mercati, pur ripartendo, ci aiuteranno, ma non saranno come i mercati di casa. No, assolutamente. Perché sono mondi anche con culture profondamente diverse, modi industriali profondamente diversi. Quindi c'è tutto. Questo darebbe la pena una trasmissione per parlare di Oriente, di sviluppo, eccetera. Io purtroppo ci sono là molto sovente, quindi ho un'esperienza personale di un certo tipo. Quindi, sì, guideranno sicuramente una ripresa, però che tipo di ripresa? Questa è una grossa domanda da cui porsi. Beh, una grossa domanda a cui io non pretendo e non ho l'arroganza di rispondere da solo, però sicuramente la sensazione che ho avuto io oggi in studio, che magari condivido anche con te, con i nostri telespettatori, è che qui ci sia oggi, magari forse più di altre volte, senza far torto ad altri nostri ospiti, il Made in Italy, quello fatto, pensato in Italia, il progetto che diventa oggetto e quindi che passano attraverso tutta la produzione, rappresentato da due specialisti, insomma, nel loro settore, un settore specifico che per noi comunque rappresenta ancora oggi un settore che forse dal punto di vista dell'innovazione tecnologica ha il più grande dinamismo che è presente qui in Italia. Quindi in bocca al lupo a questi nostri due pionieri, se vogliamo, nell'industria del nuovo millennio. Bene, grazie all'ingegnere Domenico Appendino, direttore corporate di Prima Industria, grazie al dottor Ettore Miletto, grazie ovviamente anche a Gianluca Ru. Grazie a voi. Ci finisce qui questa puntata di Made in Italy, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 21. Buona serata.